trovare il posto di Dio nella nostra vita. Questo è il problema più grave di ogni crisi economica, finanziaria, di ogni travaglio di passaggio di epoca come quello che stiamo vivendo all'inizio del terzo millennio. La crisi dell'Europa di oggi è il voltar le spalle a Dio, è la dimenticanza di Dio, è vivere come se Dio non ci fosse. Nella migliore delle ipotesi è diventato per molti europei, anche per molti abitanti di queste nostre terre lombarde, anche per molti ambrosiani, pensiamo alla stragrande maggioranza dei battezzati che non frequenta più la vita della Chiesa, è diventato una sorta di retropensiero, sta sempre dietro, nella miglior delle ipotesi, a cui si fa ricorso solo, forse, nei momenti difficili della nostra vita. Invece Dio è la cosa più imponente dell'esistenza di ogni uomo, perché la vita è possibile solo in Dio, la vita c'è solo perché Dio la dona, certo attraverso la natura, è chiaro. La vita ha un destino, ha un senso, ha una direzione di cammino, dà valore e vigore alle esperienze dell'uomo, dell'amore, del lavoro, del riposo, solo perché il timoniere della nostra vita è Dio.